Tutti conoscono Alessandro Magno, ma in pochi sanno che la sua nascita, secondo una leggenda, è legata ad una delle sette meraviglie del mondo antico. È la notte tra il 20 e il 21 luglio del 356 a.C. e la dea Artemide, in quanto protettrice delle partorienti, sta aiutando la regina Olimpia, la moglie di Filippo II, a dare alla luce colui che sarà ricordato nella storia come uno dei più grandi condottieri mai esistiti. Alessandro Magno, per l'appunto. Nello stesso momento, a chilometri di distanza, un pastore di nome Erostrato appicca il fuoco ad uno dei santuari più grandi e venerati di tutto il mondo antico. Oggi parliamo del santuario di Artemide ad Efeso, cioè l'Artemision. Le prime tracce di frequentazione religiosa dell'area risalgono però a secoli prima, intorno al IX-VIII secolo a.C., periodo in cui probabilmente il culto si praticava all'aperto, cioè in una sorta di recinto sacro dotato di un altare. In una seconda fase, l'altare e la statua vennero uniti in un'unica grande costruzione, che si trasformò successivamente in un tempio cosiddetto Inantis. Questo significa che il tempio aveva dei prolungamenti dei lati della cella che andavano a formare uno spazio di fronte all'ingresso. Questo primo tempio comunque era molto arcaico ancora, presentava infatti una peristasi, cioè un colonnato con colonne in legno, un tetto ancora in paglia e forse addirittura una fila centrale all'interno di colonne, anche queste in legno. Nel corso del tempo subì numerose modifiche, arrivando fino alla metà del VI secolo a.C., quando Creso, re della Lidia, promosse la ricostruzione del luogo di culto in chiave monumentale. Il nuovo edificio aveva dimensioni imponenti, circa 115 x 55 metri, e le colonne, che presentavano una decorazione anche nella parte inferiore, riportavano il nome di Creso quale costruttore e promotore dell'opera. Noi ne abbiamo una testimonianza archeologica proprio al British Museum. Il tempio, in marmo, era diptero, cioè presentava una doppia fila di colonne tutto intorno alla cella. 20-21 colonne per lato, 9 nella parte posteriore e 8 in quella frontale, dove tra l'altro era molto probabilmente presente una terza fila di colonne. Il tetto era aperto in corrispondenza della cella, e di conseguenza il tutto appariva come un enorme cortile colonnato attorno alla statua della dea. Plinio il Vecchio descrive il tutto, ma le sue informazioni non sempre sono chiare, e questo perché tende a mescolare le caratteristiche del tempio di Creso con quelle del tempio successivo. In ogni caso, Plinio ci dice che il progetto fu seguito dall'architetto Cherzifrone di Cnosso, un nome che viene riportato anche da Strabone e da Vitruvio, il quale però aggiunge che Cherzifrone fu aiutato da suo figlio, Metagene. Inoltre Vitruvio ci dice che, per quanto riguarda la costruzione, furono interessati anche altri architetti, quali Demetrio e Peonio di Efeso. Sempre secondo Plinio, la costruzione durò circa 120 anni e richiese lo sforzo di tutta l'Asia. Inoltre, questo tempio si caratterizzò per una scelta particolare che riguardava le fondazioni. Fu realizzato su suolo paludoso, affinché non potesse essere danneggiato dai terremoti e dalle voragini prodotte da essi. Ed inoltre, per evitare che le fondazioni di un edificio tanto vasto fossero posizionate su un letto instabile e mobile, al di sotto furono posti strati di carbone frantumato e poi velli di lana. L'obiettivo era quello di permettere a questo enorme edificio di muoversi, passatemi il termine, ed evitare quindi di essere danneggiato dai terremoti. I lati dell'enorme fossa che era stata scavata per le fondazioni furono riempiti con i frammenti di pietra, marmo e altro materiale da costruzione. Vitruvio, così come altri autori, citano questo come il primo esempio di architettura antisismica nella storia. All'esterno era presente un grande altare monumentale per il sacrificio dei tori che dovevano essere immolati alla dea Artemide. Questa meraviglia fu, come abbiamo detto, completamente distrutta da un incendio nel 356 a.C. Il nome del folle Erostrato doveva essere cancellato dalla memoria per volere dei suoi stessi concittadini, ma è giunto fino a noi tramandatoci proprio da alcuni autori.
I lavori per la ricostruzione partirono quasi subito e durarono molto a lungo, se addirittura nel 334, dopo la vittoria del Granico, lo stesso Alessandro Magno, visitando Efeso, si offrì di aiutare finanziariamente la ricostruzione. Il nuovo tempio aveva dimensioni maggiori, forse proprio quelle riportate da Plinio di circa 425 x 225 piedi, ma differiva dal precedente anche perché aveva una decorazione differente, questo infatti è in stile tardo classico, mentre quello di Creso in stile arcaico, e perché risultava più alto rispetto al terreno. Erano infatti presenti 10 gradini che lo innalzavano di circa 3 metri. Le colonne, alte circa 18 metri, erano in stile ionico, erano riccamente decorate alla base con delle figure a grandezza naturale che erano poi colorate con pigmenti sgargianti. Il ciclo scultoreo poi doveva includere sicuramente, questo ce lo dicono gli autori, anche tutta una serie di statue raffiguranti le Amazzoni. La dea venerata era appunto Artemide, o Diana per i romani, sorella di Apollo e figlia di Zeus e Leto. Nota come dea vergine, signora degli animali, dea della caccia e delle foreste, personificazione della luna, nonché, come abbiamo visto, protettrice delle partorienti, Artemide era generalmente raffigurata come una giovane fanciulla dal corpo atletico, spesso dotata di arco e frecce. La statua presente all'interno dell'Artemision di Efeso, invece, ci mostra un'Artemide nettamente differente. È infatti raffigurata in piedi, con le mani aperte in segno di accogliere i fedeli, e indossava il tipico copricapo orientale, il polos. Aveva il corpo coperto da un lungo peplo, decorato con immagini di tori, delle protomi taurine. Il petto, e qui è la grande particolarità, era coperto da numerosi testicoli di tori, simbolo di fertilità. Probabilmente la statua di Efeso trae le sue origini da un idolo antichissimo di origine orientale, che era stato poi assimilato nel corso del tempo con la dea Artemide. L'Artemision di Efeso superò i secoli, arrivando fino al 262 d.C., anno in cui subì un grave saccheggio ad opera dei Goti, che erano scesi in Asia Minore per saccheggiare le città costiere. Ma il colpo di grazia, anzi i colpi di grazia, furono inferti da due imperatori romani. Il primo fu Teodosio, il quale impose il cristianesimo come unica religione di Stato e vietò i culti pagani. E poi successivamente Teodosio II, il quale ordinò che i templi antichi venissero distrutti. Il grande santuario così fu lentamente smantellato. Le statue distrutte e i marmi furono ridotti in calce o riutilizzati come materiale da costruzione. Oggi, della selva di oltre 100 colonne in marmo che circondavano il tempio, resta solo una colonna, muta sentinella a guardia del luogo che un tempo accoglieva il grande Artemision, una delle 7 meraviglie del mondo antico.